Grazie Franco, saluto il mio collega sindaco Luigi, io sono uno di quei sindaci con un po' di pancia che cerca di fare il suo dovere da primo cittadino. La percentuale positiva. Tanto io sono dell'idea che in Italia ci sono tantissime realtà con tantissimi sindaci bravi, soprattutto nei piccoli comuni. Come diceva Franco, io rappresento un'associazione di circa 250 realtà che sono i borghi autentici d'Italia, qui anche Ariano ne fa parte, sono quelle comunità che ce la vogliono fare, quelli che si mettono in gioco, si rimboccano le maniche e cercano di dare delle risposte. La nostra missione è quella di cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini che governiamo, no? Che amministriamo, che governiamo. E io nel mio piccolo, al di là della Taranta, della Pizzica, tutto il resto, abbiamo messo in piedi un progetto, a mio avviso, straordinario dal punto di vista politico, con la P maiuscola, ma soprattutto dal punto di vista sociale. Grazie all'incontro di due realtà, Lega Coop Nazionale e Borghi Autentici d'Italia, abbiamo sperimentato un nuovo modello di cooperazione, un nuovo modello di sviluppo locale, che sono le cooperative di comunità. Le cooperative di comunità coinvolgono i cittadini, cioè mettono il cittadino al centro dello sviluppo di un borgo, di una comunità. Quindi chiediamo ai cittadini di mettersi a disposizione, di autogestirsi alcuni servizi. L'idea nasce un po' così, quasi per gioco. L'esempio più classico, più bello, più forse anche più banale è questo, cioè perché le mense scolastiche della scuola dell'infanzia, per esempio, non possono essere gestite da quelle mamme disoccupate che portano i bambini in quella scuola? Sicuramente si migliorerà la qualità del cibo, al di là dei costi e di quant'altro, al di là dell'occupazione. Quindi è nata un po' così l'idea. La nostra cooperativa di comunità, che oggi conta circa 170 cittadini, costituita in piazza con il notaio, 71 soci fondatori all'inizio, è stata costruita, realizzata, ideata, pensata sulle energie rinnovabili, sull'ambiente, perché il Salento è uno di quei territori devastato dagli impianti fotovoltaici a terra, dal fotovoltaico e nel Gargano, nel Foggiano, dall'eolico. E quindi la Puglia per un periodo di tempo è stata violentata dalle energie rinnovabili. Noi volevamo lanciare un'altra idea, cioè quella di realizzare piccoli impianti per il fabbisogno dei cittadini. Quindi abbiamo messo intorno a un tavolo i cittadini, le maestranze locali, tutti coloro che avevano un ruolo sulle rinnovabili. Ci siamo rivolti a Banca Etica, abbiamo contratto un mutuo, abbiamo realizzato 34 impianti fotovoltaici facendo lavorare i cittadini del posto, della comunità, 5 ingegneri, 7 elettricisti, 2 fabbri. Quindi abbiamo realizzato 34 impianti con il vecchio conto energia. Quindi i cittadini hanno azzerato quasi del tutto la bolletta dell'Enel. Ci sono degli utili che per statuto devono essere reinvestiti nella comunità di Melpignano. Con quegli utili abbiamo realizzato una prima casa dell'acqua, proprio per dare un segnale per quanto sia per dimostrare quanto importante è un bene l'acqua. Dove avete messo i pannelli? Sui tetti. Ah, sui tetti delle case, dei cittadini. Sui tetti dei cittadini, per il fabbisogno dei cittadini. Poi è cambiato il quarto conto energia e quindi quell'operazione è andata più avanti. Però abbiamo realizzato una casa dell'acqua con quegli utili. Poi di una ne abbiamo realizzate due. Per fare un esempio banale, noi abbiamo risparmiato 9 tonnellate di plastica. Abbiamo erogato 460.000 litri d'acqua in un anno, 23.000 euro lordi, di una casa ne abbiamo montate 2, 3, 4, oggi gestiamo 52 case dell'acqua in provincia di Lecce, ma il risultato straordinario nel guadagno è che l'anno scorso la cooperativa di comunità ha pagato i libri di testo a 63 ragazzi di Melpignano che frequentano la prima media fino al quinto anno di scuola superiore per intero e 18 bambini mangiano gratis nella scuola dell'infanzia. Quindi quando la buona politica si fa avanti, quando c'è la buona volontà, perché io non faccio il sindaco di professione, io domani mattina ritorno in ufficio a fare il geometra nel consorzio Asi di Lecce, quando qualcuno si mette a disposizione per cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini che governano, i risultati poi arrivano. Io sono convinto, Franco, che una comunità che riesce ad esprimere gioia è una comunità che ha il senso del futuro.